Attenzione, Roma in vantaggio con Bruzzo. Bruzzo ha colpito il pallone di testa e ha insaccato sulla destra di Martina. Per tre volte si può dire la Roma ha cercato la via del gol con prepotenza in questi ultimissimi minuti. Qualche tifoso accenna ora a entrare sul terreno di gioco, subito è ripreso dal compagno e trascinato immediatamente ai margini del campo. Vediamo che in questo momento i tifosi accennano a entrare sul terreno di gioco, ma la partita ancora non è finita e allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale, gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione, di nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Toccato il minuto, è la fine, la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo. È finita in pratica la fantastica galoppata dei giocatori giallorossi che sono travolti in questo momento dalla folla, mentre la preoccupazione e il timore che coglie i tifosi della squadra in procinto di raggiungere grandi traguardi svaniscono sotto questo grigio cielo di Genova in un tributo di bandiere e striscioni giallorossi e tricolori, con un entusiasmante abbraccio fra i tifosi delle due squadre unite nella giornata che rossoblù si augurano favorevole anche ai loro colori. È stata questa senza dubbio la grande stagione della Roma, tre uomini in evidenza su tutti a nostro avviso: Viola, il presidente del rinnovamento e del rilancio, Lidl, il tecnico esperto che ha saputo dare carattere e gioco alla formazione, Falcao, lo straniero più dei giallorossi ma senza dubbio anche del nostro campionato. Subito dopo gli altri grandi protagonisti, di Bartolomei, Tancredi, Viercovut, Proasca, Neira, Conti, Malvera, Ancelotti e il gruppo dei strepitosi comprimari, Valigi, Faccini, Righetti, Iorio, Nappi, Chierico e Superchi, anche se quest'ultimo ha dovuto fare panchina grazie alle splendide condizioni di Tancredi. Ma vanno ricordati ovviamente tutti gli altri collaboratori, a cominciare dal dottor Aricicco, uno dei medici sportivi nostri più preparati. Campidoglio sfavilla il sole con una mucchia di bandiere
fosse stato Nerone per dare a tutta la città il colore giallo-rosso, avrebbe incendiato un'altra volta Roma. Poi avrebbe preso la cedra e se sarebbe messa a cantare. Lasciatemi cantare con questa cedra in mano. Lasciatemi cantare con sto cuore de romano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Io sono un romanista, un romanista vero. Invece d'ammazzarli i cristiani, avrebbe interrogato uno per uno tutta la popolazione dell'impero per sapere chi era romanista e chi no. E a quelli che non erano romanisti gli avrebbe fatto un gesto eloquente, cioè appoggiando la mano sinistra sul braccio destro e muovendolo come un pendolo gli avrebbe detto: tiè, beccate questo! Poi magari, non so, Poppea, dopo aver fatto il bagno nel latte della zebra juventina, avrebbe detto al marito consorte: Neronuccio mio, che spettacolo c'è oggi al Coliseo! Come che c'è? Gli avrebbe risposto Nerone. C'è la premiazione dei gladiatori romani che nell'arena hanno combattuto contro le bestie più feroci del campionato. Zebre, tori, ciucci, serpenti, aguilotti, grifoni. Au, ma non c'è sa pure l'agnelli? No, quelli se li siamo fatti alla cacciatora. Ma a Roma se magna l'abbacchio alla cacciatora e no l'agnelli. E beh, più abbacchiati dell'agnelli in cesso. Roma, Roma è grande, Roma è caputtemunni, come ugualmente vorrebbe dire che è la capoccia di tutto il mondo. Ecco, ho dato la spiegazione io. Dunque, adesso si accontenta di essere la capoccia d'Italia. Poi, siccome l'appetito vi è magnanno, allora diventerà pure la capa del mondo calcistico. I giocatori della Roma sono talmente bravi che più meglio non se può, lo dico io. Oh, c'è per esempio il brasiliano Falcao che ha fatto ballare la samba agli avversari, che poveretti non sapevano più come fermarlo. Eh sì, te lo dico io, gli facevano la scianchetta e lui si rialzava, gli davano la spinterella e lui faceva carriera. No, momento, no, scusate, io mi sono sbagliato, qui non stiamo in politica, no. Volevo da dire che lui correva di gran carriera verso la porta avversaria e ammollava al pallone una pezza che il portiere manco la vedeva, o meglio, vedeva solo la palla in rete. E gli altri, dite voi? No, già, ecco, uno più meglio dell'altro. E mo vo dico io, inversi. Sì, ma no quelli rumorosi, quelli che fanno la rima. Dunque, poesia. In porta c'è l'Atletico Tancredi e per terzini Vicche Vurdennela, Righetti con Mardera che te gela l'assalto dei nemici e te li vedi mo in difesa e poi a fa l'attacco e dai un po' de punta e un po' de tacco. E all'attacco sono semidei, ad infilare la porta sono pronti. C'è Ancelotti, Di Bartolomei, Procasca, Abruzzo, il nazionale Conti, e Chierico, Valigia, e poi Superchi, Faccini, Iorio e Cantrocerchi. E Lidom, che dirige quest'orchestra, è tanto grande quanto assai modesto. La Roma gioco a zona è gran maestra ed è maestra in tutto quanto il resto. Allenatore, senza fa questioni, te vincerà la Coppa dei Campioni! Ecco, oh, me so sfogato! Per tutto il campionato sto cuore mio mi ha fatto sempre tuppa 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 tuppa. E mo è giusto che al posto di quel battito monotono canti una canzone spassionata, scritta, pensate un po', da Puccini, e scusate se dico poco, su parole d'Orazio, che poi non so io, ma di uno che si chiamava come me all'epoca romana. Insomma, sto cuore mio, dicevo, canta quella canzone che dice: sole, che sole.